Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro TG Flash che apriamo con l'incarico che il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi ha accettato con riserva ed è arrivata un'apertura importante in chiave governativa sia da Berlusconi che dal Movimento 5 Stelle. Il presidente di Forza Italia ha detto che la scelta per l'ex presidente della Banca Centrale Europea va nella direzione indicata da settimane, ovvero una personalità di alto profilo istituzionale attorno al quale si possa cercare di realizzare quella che è un'unità sostanziale valida per tutto il Paese. Sul punto si è espressa anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ha detto: rompiamo gli schemi, il movimento apra a Draghi, bisogna partire dai temi e puntare su un governo politico. Il precedente con Monti, ha detto il primo cittadino, è sbagliato. Dal recovery alla burocrazia, con Draghi si può fare ancora molto. Intanto il presidente dimissionario Giuseppe Conte ha tenuto una breve conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha detto: ho sempre lavorato per il bene del Paese affinché si possa formare un nuovo governo. Da questo punto di vista mi auguro un governo politico e non tecnico, ha detto l'ex Premier. Non ci sarà alcun ostacolo per Draghi, i sabotatori li dovete cercare altrove. Ho avuto un colloquio proprio con Draghi, un colloquio lungo, aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Mi descrivono come un ostacolo, in realtà o non mi conoscono o parlano in malafede, ha detto il Premier dimissionario, che ha voluto anche ringraziare quelle che sono state le forze di governo. Ha detto: grazie agli amici del Movimento 5 Stelle, cui dico ci sono stato e ci sarò sempre. Dico che dobbiamo lavorare tutti insieme, perché l'alleanza per lo sviluppo sostenibile che abbiamo iniziato a costruire è un progetto forte e concreto. Sul tema vaccini, accordata la sperimentazione clinica da parte dell'AIFA per il vaccino italiano contro il Covid, ideato da Takis e sviluppato in collaborazione con Rottapharm Biotech. Nel mese di febbraio partirà lo studio per la fase 1 e 2, fornendo i primi risultati su sicurezza e immunogenicità entro 3 mesi dall'inizio della sperimentazione. Lo sviluppo di un vaccino a DNA sintetico è un'ulteriore arma per l'immunizzazione di massa e la vittoria finale sul Covid, ha dichiarato Paolo Ascierto, direttore dell'unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli, nonché coordinatore dello studio clinico insieme alla dottoressa Cazzaniga e il professor Bonfanti dell'Università Milano Bicocchi e con il dottor Simone Lanini dell'Istituto Spallanzani di Roma. Hanno detto che i risultati preclinici hanno dimostrato la sicurezza del vaccino e l'efficacia nell'indurre una importante risposta immunitaria contro il virus, una situazione sicuramente importante nella lotta al Covid. È un vaccino che nasce in Italia, si sta sviluppando in Italia con tecnologie tutte italiane e verrà proprio sperimentato nel nostro paese. In caso di successo di studi clinici, sarà prodotto con un consorzio solido e altamente competente che sta già lavorando su quella che è una possibile fase di industrializzazione. L'efficienza del processo qui è legata alla produzione di una porzione della proteina Spike che è aumentata dalla tecnica dell'elettroporazione, ovvero si favorisce il passaggio del DNA all'interno delle cellule in modo semplice e senza alcun tipo di effetto collaterale grazie a brevi stimoli elettrici. Stamattina in periferia ho dato una grande notizia alla comunità, ovvero la povertà è una categoria che ha dei volti, dei nomi. Io sogno una nuova speranza che sia uno spazio per tutti, ha detto l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, rivolgendosi ai rappresentanti delle istituzioni cittadine nel giorno del suo insediamento in diocesi. Napoli e tutto il sud potranno essere simbolo di rinascita per tutto il paese, con capacità di resistenza e resilienza, lottando affinché si possa costruire un mondo migliore. È importante moltiplicare i gesti di misericordia per credere nel potere del miracolo dell'amore, per non sottrarci
all'incontro con i poveri, detto Monsignor Battaglia. A commentare le sue parole è intervenuto anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Lo ascoltiamo. È un linguaggio che condivido, ma soprattutto sono idee che camminano su un uomo e su un sacerdote credibile. Napoli aveva bisogno di lui, perché Napoli in questi anni ha costruito speranza, umanità, cuore grande, fratellanza, beni comuni, sete di giustizia, tutti i termini che ho trovato nel suo intervento. Quindi c'è una piena sintonia. In questi ultimi mesi del mio mandato metteremo in campo il massimo della cooperazione e quindi penso che per Napoli non poteva esserci in questo momento di pandemia, non solo sanitaria, ma anche sociale, Arcivescovo Mugnier. Sulla frana di Amalfi è stato istituito dalla Procura della Repubblica di Salerno un fascicolo per disastro colposo a seguito dell'incidente che ha causato non pochi danni in giornata. Il consulente tecnico, grazie al supporto della Compagnia dei Carabinieri di Amalfi, accerterà quelle che sono le cause legate allo smottamento. Il sopralluogo nell'area che sovrasta la statale 163 verificherà non solo quelle che sono state le cause, ma anche eventualmente le responsabilità. Ci spostiamo a Caserta, l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico in terra di lavoro. Secondo gli ultimi dati, con riferimento al 4 febbraio, come vedete in grafica, sono 129 i nuovi contagiati, 143 guariti ed un solo deceduto. I tamponi processati sono stati 1.737, per un tasso di positività del 7,4%, di oltre un punto percentuale in meno rispetto a quanto visto nelle 24 ore precedenti. Prosegue la discesa dei positivi a Maddaloni, che fa registrare 223 casi, restando però in cima per numero di contagi. Poi c'è Caserta con 182 e San Felice a Cancello con 175. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli pareggia in casa la semifinale d'andata contro l'Atalanta e si giocherà tutto nella sfida del Gevis di mercoledì prossimo per il passaggio del turno. Grande protagonista del match il portiere colombiano David Ospina, che si è reso protagonista di più di un intervento decisivo per mantenere la propria porta inviolata. La difesa a 3 del Napoli ha dato una grande solidità alla compagine azzurra, ma poca lucidità in fase offensiva. Sono stati pochissimi i pericoli corsi dalla retroguardia atalantina. A fine partita ha detto Gattuso che lo 0-0 non favorisce gli azzurri per il ritorno, perché con l'Atalanta non si è mai favoriti. Bergamaschi, ha detto il tecnico, ci hanno messo in grande difficoltà. Sul modulo ha detto abbiamo cambiato perché ci sono dei giocatori che devono riposare. Adesso cercheremo di mettere gente fresca per la prossima sfida di campionato. Sulla gara la partita è stata positiva in fase difensiva, si poteva forse far qualcosa in più in attacco, però siamo corti in attacco, soprattutto con Osimhen e Petagna che sono subentrati a partita in corso. Per quanto riguarda un'eventualità di poter riproporre il 3-4-3, ha detto dipende dai giocatori che avrò a disposizione, bisogna comunque lavorarci e quindi è difficile in questo momento. Ha parlato anche della situazione infortuni che ha colpito non solo Dries Mertens in Belgio, ma anche Insigne. Ha detto il capitano valuteremo in base a quelli che sono gli esami strumentali, mentre invece per quanto riguarda il belga servirà un po' di tempo, ha concluso Gattuso. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con la nostra informazione si sposta ora al Prima TG delle ore 21. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.